Allora, visto che l'ha spoilerata prima il gol del vantaggio Max Fogli, Max, diamo la parola anche a te per come stai vivendo questo secondo tempo, che insomma sembra aver preso una piega diversa. Ma come dicevo quando eravamo in pubblicità, gol non banale di Floccari, perché Floccari in questa circostanza ha dimostrato veramente di essere un bomber di razza che può ancora dire la sua in questi campionati. Si è difeso bene nell'1-1 contro il difensore, ha usato un po' di malizia, infatti le proteste venivano da lì, ma il gol è regolarissimo perché, come si dice nel nostro gergo, si sta giocando a calcio, non si gioca a carte. Quindi se c'è un contrasto un po' spinto fa parte del gioco e si è liberato veramente bene dal difensore, è stato freddissimo davanti al portiere ed è un'iniezione di fiducia anche per la squadra vedere il suo capitano a 40 anni portare in vantaggio la squadra. Un appunto, il Monza di Berlusconi e Galliani è stato asfaltato dal Venezia 4-1 a dimostrazione che i soldi non fanno sempre solo la squadra, i soldi aiutano, ma non fanno i risultati. E un gran gol di Esposito che in area si è fatto beffa di due difensori e a incrociare ha fatto un gran gol alla Totti dei primi anni. E questa è un'altra punzecchiata a Marino che a mio avviso ha fatto scappare un attaccante che si poteva tenere per la stagione e che il Venezia ha dimostrato di poter valorizzare anche facendolo partire dalla panchina, dandogli non sempre la titolarità, ma che comunque si sta rivelando efficace in un Venezia che è anche davanti alla spalla in classifica.